Halloween, festa di origine celtica ben radicata in Irlanda e in Scozia, è importata in Italia grazie a questa brutta abitudine di importare un sacco di cose dall'America. In attesa di festeggiare qui persino il 4 luglio, giusto? In realtà, partendo dalla vigilia di Ogni Santi, passando per tantissime tradizioni che riguardano i morti e i bambini, e infine sì, arrivando anche ai vari film, telefilm e serie TV che sono arrivati in Italia, sono tantissimi i fattori che hanno portato Halloween anche qui da noi. Ne parliamo oggi, in questo nuovo episodio di Deep Dark Diary. Per cominciare, sì, la parola Halloween in effetti ha origine dalla frase All Hallows Evening, letteralmente sera o vigilia di tutti i santi. Il culto e le tradizioni della notte di Ogni Santi erano particolarmente diffusi tra il popolo irlandese, e gli irlandesi, scappando nel Nuovo Mondo intorno alla seconda metà dell'Ottocento, in particolar modo tantissimi irlandesi che cercavano di sfuggire alla povertà e alla carestia, si portarono appresso anche moltissime tradizioni, tra cui anche questa. Ovviamente, nel corso del tempo, le origini religiose delle celebrazioni si sono andate un po' a perdere, e complice anche l'apporto da parte di tantissimi immigrati italiani, che avevano anche le loro tradizioni per la notte di Ogni Santi, già dall'inizio del Novecento le cose avevano cominciato un pochino a mescolarsi. Il problema è che quindi fondamentalmente rappresentava semplicemente un'occasione per ubriacarsi, fare delle risse e realizzare degli scherzetti che risultavano essere gravi atti vandalici. Per cui le autorità puntarono sin da subito a far diventare Halloween una festa dedicata soprattutto ai bambini, quantomeno nel tentativo di mettere un freno a moltissimi comportamenti irresponsabili. E quindi, sin dagli anni 50 del Novecento, la festa assunse il connotato moderno che è arrivato sino ai giorni nostri, quello della festa con i bambini in costume che vanno in giro a cercare dolcetti. La diffusione di Halloween in Italia, a sostituzione in qualche modo di quelle che erano le tradizioni già presenti sul territorio riguardanti la vigilia di Ogni Santi, si è avuta approssimativamente dalla seconda metà degli anni 90. Ma in realtà il primo approccio al concetto stesso dell'Halloween moderno è arrivato qui in Italia molto prima, intorno agli anni 60, grazie all'arrivo dei fumetti dagli Stati Uniti, in particolar modo dei Peanuts, di Charles McSchulz. Poi, con l'arrivo dagli Stati Uniti di un numero sempre crescente di film, telefilm e serie TV in cui si parlava e si vedeva quelle che sono le celebrazioni riguardanti Halloween, piano piano l'idea si è diffusa qui in Italia, facendolo diventare, anche in questo caso, una festa soprattutto dedicata ai bambini. Il culto dei morti annovera tantissime tradizioni più o meno radicate un po' su tutto il territorio italiano. Quando ero piccolo io, per esempio, mi ricordo che c'era una fiera, la Fiera dei Morti, e che c'era tra l'altro la tradizione dei morti che portavano dei regali ai bambini. Inoltre mi ricordo delle visite ai cimiteri che nei giorni precedenti a queste celebrazioni venivano ripuliti e decorati per bene. Non tralasciamo inoltre che Halloween è la festa durante la quale i bambini possono indossare dei costumi terrificanti e ottenere dei dolciumi in regalo, ma tutto solo per una sera all'anno, quindi questo piano piano sta un pochino soppiantando anche quelle che sono le tradizioni del carnevale. Peraltro Ogni Santi rappresenta una sorta di linea di separazione tra quello che è il periodo estivo e quello che è il periodo invernale. Piano piano ci avvicina a quelle che sono le fiere e le feste invernali, si avvicina il periodo natalizio. Tra parentesi, qua in Sicilia le Fiere dei Morti, che si tenevano tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, erano anche il luogo in cui su alcune bancarelle era possibile trovare i primi petardi, che sarebbero risuonati lungo tutte le strade per tutto il periodo natalizio sino a oltre Capodanno. Adesso tocca a voi, che cosa mi dite? Festeggiate Halloween? Non lo festeggiate? Siete ligi alle antiche tradizioni di famiglia? Oppure siete aperti alla sperimentazione? Se si tratta di mettersi in costume e recuperare dei dolcetti va sempre bene tutto? Non lo so, parliamone nei commenti! Io sono Grizzly, e questo era Deep Dark Diary, il contenitore che ogni ultima domenica del mese ci porta a fare un viaggio lungo il lato oscuro del folklore, della cultura o della tecnologia. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!